Ma poi un rapporto conflittuale, Prezzolini per esempio fondò il famoso... Invece il Masi d'Italia fu fascista, ma poi fu mandato al confine dal fascismo. Di questo progetto gramsciano che è diventato, diciamo, intellettuale per eccellenza italiana. Azioni e divisioni, cosa che noi vorremmo ripetere. Quindi... Abbiamo fatto questo giornale. È un giornale che si autodefinisce settimanale di cultura. Per farlo sono state necessarie alcune energie che sono cose concrete, e qui ritorna l'uomo che è stato giustamente tirato in ballo adesso, la capacità dell'uomo di edificarsi e edificare anche gli altri attorno a sé. Questa per me è cultura, che è questo viaggio immenso alla ricerca della ignoranza propria intanto e della possibilità di costruire cose. Un giornale non è una cosa sotto cui si abita, non è un grattacielo, non è un palazzo, non è un altro, però è un qualcosa che costruisce la mente dell'uomo, che alimenta la mente dell'uomo e che aiuta poi a edificare. È banale anche questo che sto dicendo, ma è la semplicità, vorrei ridurre tutto all'osso, non so come dire, alla semplicità più assoluta, e vi racconto come è nato questo settimanale, che è una creatura, mi permetto immodestamente di dire, tanto non è merito mio, ma del direttore, dello staff di redazione che l'ha fatto, che è il più grande settimanale di cultura che sia nato nel paese. È nato, è neonato, buttate via quella brutta orrenda copia che avete, che è una fotocopia bruttissima, perché quello che uscirà venerdì prossimo allegato a Panorama è questo, non quello che avete, che è veramente un'immagine sbiadita e orrenda. Adesso ve lo racconto, perché è nato questo settimanale di cultura? Ce n'era bisogno innanzitutto? Io vi dico di sì. Non esiste in Italia un settimanale di cultura, esiste soltanto un supplemento del quotidiano economico Il Sole 24 Ore, che esce la domenica, che si chiama Domenica. Non avevano registrato il domenicale, l'abbiamo fatto noi, perché in effetti il nome, grazie alla dottoressa, alla professoressa che ce lo ha elogiato, in effetti è molto bello. Giornale domenicale, che vuol dire la lettura domenicale, la funzione domenicale, che so, tutto ciò sa di campane, sa di gioia, sa di festa, sa di sacro, sa appunto di liturgico quasi, che non guasta quando si parla di cultura. Quindi speriamo di aver indovinato il titolo, che non ci aveva neanche convinto all'inizio, come tutte le cose quando nascono. Abbiamo discusso molto se questo fosse stato o sarebbe stato il miglior titolo possibile per un giornale di cultura. Allora vi dico come è nato, semplicissimo, partendo da questa esperienza del Sole 24 Ore, che già circa 20 anni fa ha iniziato con un supplemento di 2 fogli e poi via via invece con soprattutto il lavoro e l'impegno serio e colto di un direttore di questo foglio settimanale, che era Armando Torno, è cresciuto ed è diventato un punto di riferimento del mondo cosiddetto delle arti, delle scienze, della ricerca, della cultura, in una parola, in Italia e anche all'estero, tanto che alla British Library raccolgono il supplemento del Sole 24 Ore italiano, ne fanno un punto di riferimento. Ecco, nato questo unico supplemento serio, è successo che Armando Torno ha lasciato il Sole 24 Ore ed è andato al Corriere della Sera, assunto come capo della cultura, con l'intento di costruire dentro il Corriere un supplemento culturale, se non la domenica, per non fare una concorrenza così smaccata al Sole in un'altra giornata che non so quale sarebbe stata, ma questo era l'intento, costruire anche lì un supplemento culturale di grande spessore, di grande livello, come solo il Corriere potrebbe fare oggi nel nostro paese. La verità è stata che proprio la cultura l'ha ammazzato, perché Torno aveva lasciato intanto il Sole, perché lì cominciavano a tirare i remi in barca, sono arrivati i contabili, sono arrivati i cosiddetti auditors, eccetera, dobbiamo tagliare, cosa ce ne facciamo noi, giornale economico di un supplemento di cultura?
e Torno, che ne era il responsabile di questo supplemento, ha cominciato a soffrire di questi tagli, di questi restringimenti, di questi divieti, e in sostanza ha lasciato il Corriere, in fondo il Sole 24 Ore, perché ha avuto un'offerta ovviamente ancora più interessante nel più grande quotidiano del paese, il Corriere della Sera.